Essere genitori oggi tra aspettative, fantasie e realtà. È stato questo il tema dell'incontro organizzato dall'associazione Tempi Nuovi di Catanzaro, presieduta da Vito Bordino, presso l'Istituto Comprensivo di Cropani, alla presenza del garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Calabria, Antonio Marziale. Un momento di confronto tra operatori scolastici e genitori per analizzare i cambiamenti in atto e allo stesso tempo riflettere sulla necessità di agire in un clima di collaborazione tra scuola e famiglia, aspetto che ai tempi di oggi risulta assolutamente necessario per avvolgere i giovani in una sorta di abbraccio educativo che inizia a casa e si estende fino a scuola. A mettere in evidenza le differenze tra ieri e oggi è stato il dirigente scolastico Elio Talarico, che insieme al sindaco Bruno Colosimo ha fatto riferimento anche alle generazioni digitali, figlie di una tecnologia che ormai condiziona inevitabilmente l'esistenza, soprattutto dei minori. Sono venuti fuori i mezzi di comunicazione di massa, la digitalizzazione, è venuta fuori la tecnologia che purtroppo la sta facendo da padrona. La scuola insiste, la scuola coinvolge, la scuola invita, la scuola convoca, però c'è bisogno che i genitori rispondano. Santina Logozzo, docente della scuola e assessore comunale alla pubblica istruzione, ha poi introdotto l'intervento di Marziale con chiari riferimenti a quanto sia necessario offrire momenti di confronto e formazione su un compito, quello del genitore, per il quale non esistono manuali. Un momento di riflessione e di stimolo, se vogliamo, e anche di rispondere a degli interrogativi che come genitori ci poniamo spesso, ma lo svolgiamo bene o no questo ruolo di genitori? Rossella Galati per la CNews 24.